E dalla legalità al lavoro in Abruzzo, parliamo di occupazione, delle preoccupazioni dei sindacati per la possibile delocalizzazione in Polonia della produzione dei grandi furgoni della Sevel. Sindacati e lavoratori in fibrillazione anche per quanto riguarda le trattative per l'acquisizione della ex Honeywell. Ma in collegamento da Atessa con noi in diretta c'è il collega Fabio Lussoso, buongiorno, buon pomeriggio Fabio. Oggi quali novità ci dai? Ascoltando, hai sentito sicuramente sia i sindacati che l'assessore regionale Mauro Febbo. Quali novità ci sono? Sì, buon pomeriggio. Ci troviamo davanti allo stabilimento della Sevel di Atessa, dove si producono oltre 300.000 furgoni Ducato. Un vero e proprio record è stato detto in questi mesi, eppure ci sono preoccupazioni da parte dei sindacati e non solo, anche dei lavoratori. Perché? Perché proprio con il pretesto della massima capacità produttiva raggiunta si vorrebbe delocalizzare la produzione di 100.000 furgoni, maxi furgoni del gruppo PSA, che lo ricordiamo coinvolge Peugeot, Citroën, DS ed Opel, proprio in Polonia. Forti preoccupazioni dei sindacati espresse dal coordinatore della FIOM CGIL, Andrea De Lutis, che ascoltiamo al microfono di Rete 8. Il comparto dell'automotive in Abruzzo sta attraversando un momento di difficoltà. Lo chiediamo ad Andrea De Lutis della FIOM CGIL per cercare di capire quanto sta avvenendo presso lo stabilimento della Sevel di Atessa. Uno stabilimento dato come dei record per la produzione che riusciva a fare, ma adesso sembra che si voglia delocalizzare parte della produzione? Certo, le dichiarazioni che abbiamo appreso questa mattina a mezzo stampa del direttore industriale ci lasciano basiti. Lo stabilimento dei record dove le maestranze in questi anni hanno fatto innumerevoli sacrifici, recuperi per mancanze non dovute anche alle loro diciamo, attività, hanno lavorato di sabato, festivi e non crediamo che questa possa essere la giusta moneta di ricambio. Questa, ripeto, questa dichiarazione ci lascia basiti e ci preoccupa, non vorremmo che fosse solo un inizio. E anche su quello che abbiamo letto sulla stampa, anche per quanto riguarda le turnazioni, si trova una scusa al fatto che l'azienda sia satura e che le organizzazioni sindacali siano contro. Nei fatti invece la realtà è diversa, perché per quanto riguarda i sindacati firmatari che hanno firmato il CCSL, l'azienda già in quel contratto ha stabilito come andare avanti nel caso di turnazioni, mentre per quanto riguarda la posizione della FIOM, ovviamente non parliamo di una posizione di preclusione precostituita, ma noi in realtà chiediamo solo ed esclusivamente che nella discussione delle turnazioni siano coinvolti i lavoratori e decidano i lavoratori sia per la tipologia di turnazione che per il resto. De Lutis, ricordiamolo, presso la Sevel si producono i furgoni oltre che del Ducato, anche quelli inerenti al gruppo PSA, ovvero Peugeot, Citroën, DS ed Opel. Ecco, l'ingresso di Opel sembra che abbia rotto in qualche modo gli equilibri, si ha questa sensazione. Sì, molto probabilmente da quello che percepiamo anche dalle dichiarazioni e dagli articoli che abbiamo letto questa mattina, inizia ad esserci quest'altra casa che tira verso altre parti che escono fuori dall'Italia. Ovviamente questa non è accettabile per noi, questa azienda è la più importante che abbiamo in Abruzzo e la dobbiamo salvaguardare e tutelare e difendere con le unghie e i denti. Sì Fabio, e quindi dicevo prima, hai sentito anche l'assessore regionale Mauro Febbo proprio su quanto Sì, sta avvenendo insomma, in esattamente. Val di Allora. Sangro, sia per quanto concerne Sevel che la Honeywell. Sì, esattamente. Queste che abbiamo appena ascoltato, le parole, le preoccupazioni espresse dal sindacato, dalla FIOM CGIL tramite Andrea Di Luzio. Mentre per quanto riguarda l'ex Honeywell, sempre qui per l'automotive di Atessa, si è pronunciato l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo, il quale ha paventato l'apertura di uno spiraglio per la soluzione di quest'altra vertenza che vede la preoccupazione di centinaia di lavoratori. Pensate, su 330 lavoratori licenziati, si potrebbe aprire uno spiraglio positivo per oltre 160. Giovedì prossimo ci sarà una riunione tecnica alla quale parteciperà anche l'assessore Febbo, ma ascoltiamo appunto questi
timidi, questa timida apertura verso le richieste sindacali proprio tramite le parole dell'assessore Mauro Febbo. Ascoltiamolo. Assessore Febbo, per il futuro della ex Honeywell di Atessa si aprono degli spiragli importanti, intanto si susseguono le riunioni tecniche. Ma rispetto a un processo di rallentamento che in effetti c'è stato, abbiamo dei riscontri oggettivi che la trattativa si dovrebbe concludere entro il mese di giugno. Nel frattempo noi comunque stiamo continuando gli incontri bilaterali, giovedì prossimo avremo un ulteriore incontro con la ditta acquirente dove capiremo meglio, perché è un incontro prettamente tecnico, se ci sono tutti i presupposti per arrivare ad una definizione in base a quello che è stato il progetto industriale che è stato presentato. A oggi devo dire che le notizie sono positive, quindi stiamo lavorando per un orizzonte che porterà alla conclusione, diciamo, con un obiettivo che ci eravamo dati, quindi lavoriamo per questo. E il fatto che la ditta acquirente ha riconfermato poche ore fa la sua partecipazione con i propri tecnici ci fa ben sperare. I sindacati sperano che dei 330 lavoratori licenziati qualcuno possa essere reintegrato, si parla di circa 160. Ma noi abbiamo nel progetto che ci è stato presentato, che conoscono anche le organizzazioni sindacali, si parla di 110 in una prima fase e altri 52 nella seconda fase, quindi superiamo la cifra che lei ha detto. Noi veramente vorremmo che ne fossero anche di più, però chiaramente il progetto industriale è quello, la Regione Abruzzo si è dichiarata disponibile ad accompagnare questo processo di reindustrializzazione sia a livello regionale sia a livello nazionale, e così stiamo facendo. Credo, diciamo, che quelle cifre verranno rispettate. Grazie al collega Fabio Russoso ed Andrea Berardinelli, e torneremo ancora ad occuparci nel corso della edizione delle 19.30 del TG8 di questi argomenti, così come nel corso dell'approfondimento di questa sera in onda alle 23.45.